E al di là di questo, vorrei anche ricordare a questo punto un film nel quale si racconta la drammaticità di un papà che non riesce, dal punto di vista temporale, sufficientemente a vedere i propri figli. E guardate in questo film che cosa è disposto a fare pur di passare il tempo con i propri figli. Mrs. Double Fire. Bellissimo. Sta soffocando. Sta soffocando. Sta soffocando. Aiuto! Sta soffocando. Sta soffocando. Qualcuno ci aiuti. Sta soffocando. Mrs. Dunfire, aiuto. Soccorso in arrivo, cara. Mrs. Dunfire. Pronto, soccorso in arrivo. Mrs. Dunfire, presto. Fermo qui che tiriamo fuori il rai. Sta soffocando. Fuori. Oh, mio Dio. Fuori. Va bene, sì, sì, per un pelo. Papà. 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 Lo dicevamo, nel momento in cui due persone decidono la drammatica scelta della separazione, non è che si diventa automaticamente genitori di serie A o di serie B, ma insomma entrambi hanno responsabilità nel educare e soprattutto nel dare affetto ai propri figli. Tu come ti sei regolata, Simona, nel momento in cui hai vissuto questa situazione? Ma guarda, la cosa più difficile è stata accettare che un amore finisse. E per una donna e per un uomo, quando finisce una storia, per carità, certo che il figlio è al primo posto, ma c'è un lutto vero, un lutto che poi dura tutta la vita, è una cicatrice. E quindi questo va considerato. Io non voglio giustificare queste donne, e so che poi percentualmente ci sono addirittura dei suicidi, molti suicidi tra i padri separati, quindi è una realtà che dobbiamo accettare. Però detto questo, ahimè, non posso nemmeno giustificare certi comportamenti, però bisogna capire che il momento è molto difficile. Come mi sono posta io? Mio figlio, con molta sintesi, un giorno mi ha detto: voglio un armadio solo. Voi avete visto che adesso ci sono quelle bellissime, meravigliose valigette per i bambini. Non c'erano una volta. Adesso la valigetta del weekend, quella rosa o verde o azzurra a seconda del sesso del bambino, che si deve preparare per andare da suo padre. Ci sono alcuni bambini che faticano anche ad andare dai padri. E le mamme li devono anche convincere. Con Francesco è stato così, perché non era abituato a dover andare da suo padre e a vivere un rapporto non mediato dalla madre. Detto questo, io per esempio nelle scuole, a scuola io ho continuato ad essere la mamma di Francesco e quindi la signora Portando Venditti. Il cognome di Il cognome Venditti. Era quello del padre. No. E poi ho dovuto mettere, perché molte donne cancellano dalla loro targhetta del citofono il nome del marito. Questo lo trovo molto sbagliato, perché quel nome è anche il nome di tuo figlio. E non togliete le foto dei padri quando vi separate. Teneteli sui tavolinetti, perché Alba, tu dicevi piazza pulita. Alba, tu dicevi a casa mia è così. Io non devo il nome del marito, figuriamoci, del padre di mio figlio. Sulla targhetta del citofono di casa mia, difatti, c'è scritto Parietti Oppini, perché mio figlio vive con me e si chiama Oppini di conseguenza. Però senti, Alba, vorrei... Però posso dire una cosa? Io sono d'accordo che la separazione è un atto drammatico, lo è per tutti, voglio dire, un cambiamento feroce. Ma io credo che i figli quello che vogliono è la certezza degli affetti, la certezza dell'appoggio familiare, la certezza di una famiglia che, anche se divisa, rimane una famiglia. Io sono stata molto fortunata, davvero, perché noi abbiamo fatto un affido congiunto 21 anni, 22 anni fa, abbiamo sempre avuto rapporti stracivili, ce l'ho tuttora con mio marito e con la moglie di mio marito. E secondo me questo è quello che vogliono i figli. Mio figlio è un ragazzo, grazie a Dio, sono stata molto fortunata, molto equilibrato, ma questo equilibrio nasce, secondo me, dalla serenità che si è creata anche in una fase di separazione. Certo, c'è il problema, abbiamo detto, anche di viziare i figli in questa fase, perché quando un genitore si vede privato del figlio e ce l'ha magari poco, raramente, tende magari a cercare di fare di più e quindi di fargli capire come stai meglio con me, col vizio, con la cosa. Aspetta, scusa un attimo, ti fermo un attimo. Riesce il tuo ex marito, il tuo compagno, comunque, a sgridare tuo figlio, se dico cose anche sciocche, banali, se si mette le dita nel naso, cioè, oppure ha paura di riproverarlo per non passare da figura negativa? Lo
sgrida quando c'è da sgridarlo perché è padre e quindi fa il padre. E ti ripeto, siccome siamo riusciti ad avere un rapporto civile e carino tra di noi, il padre è assolutamente presente, il padre vede il bambino e sta con il bambino molto più adesso che siamo separati rispetto a quando vivevamo insieme. Avvocato, mi scusi, in seguito a questa nuova legge c'è una doppia residenza per il bambino, cioè c'è la residenza sia nella casa del papà che nella casa della mamma? No, in questo caso l'affido condiviso prevede il collocamento del bambino presso un genitore e la residenza quindi presso il genitore ove è collocato, però è unica la residenza. Un'altra provocazione, perché perciò poi c'è un'altra realtà, io ve ne parlo anche perché mi sono arrivate diverse lettere su questo argomento, perché ci sono stati dei papà che magari con tanti sacrifici sono riusciti ad acquistare un appartamento e poi improvvisamente, nel momento in cui la moglie magari ha deciso di lasciarlo, ha dovuto lasciare la casa alla moglie, lui si è ritrovato senza casa, ma magari questa moglie è andata a vivere in questo appartamento con il nuovo compagno. Credo non sia semplice da digerire. È un'innovazione della legge attuale e praticamente noi possiamo fare un ricorso per ottenere la modifica dei provvedimenti e se il genitore che ha avuto l'assegnazione della casa cessa di abitarvi o si trasferisce o ci abita poco oppure passa a nuove nozze o vive stabilmente more uxorio, cioè insieme a un altro compagno in modo stabile, perde l'assegnazione della casa. Scusate. Samantha. Che ci sono tanti padri che fanno le vite da nababbo, macchina e barca, eccetera, e poi danno l'assegno ridicolo alla moglie. Perché scusate, adesso voglio dire, capisco che oggi pensavo fosse il 19 marzo, guarda sull'orologio invece il 9, anzi, festa della donna mancata per un giorno. Voglio dire, è chiaro che ci saranno tanti padri vittime come lo è stato lei, come ci sono dei padri, ma ristabiliamo che la maggioranza non è proprio così. Diciamo che le donne ancora oggi sono vittime anche di violenza, certo, all'interno delle case, anche i figli. Quindi non è che su due casi, a parte che il signore mi sembra che si sia difeso benissimo da solo e immediatamente, non vorrei averla avuta come marito. Però davvero lei deve essere curiosissimo. Ecco qua. Accidenti, scuccia anche i soldi alla moglie, che bravo. Però ricordiamoci che ci sono ancora dei casi estremi all'esatto contrario, come diceva Samantha, non sono assolutamente violenze d'accordo. Domestiche, famiglie che non riescono a separarsi e vivono nella violenza per mancanze economiche, quindi insomma stiamo parlando di un'elite qua, non stiamo parlando allora, chiaramente non si può generalizzare, però ci sono tanti dati di violenza in famiglia. Oh, scusi. Allora, una alla volta, prego Tozzi. Ovviamente ci sono tantissime ipotesi, ogni storia è una storia a sé. Certo. Quando intervengono gli avvocati, intervengono nelle situazioni patologiche. Se i genitori vanno d'accordo, l'avvocato è superfluo, ma lei è inutile. È avvocato, come la mettiamo? No, vabbè, ma è questo, che è vero che è una colpa, diciamo, quasi una colpa. Ecco. Allora, però, guardi, mentre mi succedeva a me la cosa di agosto, ricevevo telefonate da clienti che gli stava succedendo anche a loro, e ho presentato dei ricorsi anche a loro, quindi purtroppo noi avvocati ho creato un precedente, certo. Uno dei primi è stato il mio, perché la legge c'era ma non veniva applicata, non era, allora, il foro fiorentino, la corte di Firenze è molto illuminata, devo dire, in diritto di famiglia è stata velocissima e molto puntuale, quindi ho anticipato tutti gli altri ricorsi che avevo depositato. Però io quello che tengo a dire, è vero che ci sono situazioni di estrema tranquillità, serenità tra persone mature, perché ovviamente si cessa di essere coniugi, ma genitori si deve essere tutta la vita. Sempre. E questo bisogna capirlo. Che le uniche vittime di una separazione vera, le uniche vittime sono i figli. Però la nuova legge sull'affidamento condiviso mette proprio al centro i figli e impedisce ai genitori che sono magari un po' presi, sono un po' arrabbiati, di poter strumentalizzare i figli per fare delle vendette, perché sono esseri umani. Sua moglie con lei invece è tranquillissima, le parla, è serena. Sì, è meglio, molto meglio. Avvocato, lei voleva aggiungere prima? Sì, stavo dicendo che la violenza non bisogna generalizzare, perché non ci sono soltanto uomini violenti, ci sono anche donne violente. E purtroppo non c'è soltanto la violenza fisica, c'è anche quella morale, c'è anche quella ragionata e con dei progetti addirittura. Ci sono
sono delle premeditazioni, e tutto ciò forse con questa legge può venire allo scoperto. È vero che la famiglia è teatro di violenza continua e forse per vergogna o per altri motivi non viene allo scoperto.